Benvenuti a questa diretta. Abbiamo atteso che Fulvio Riccio terminasse la sua presentazione delle squadre. Abbiamo visto la foto di Rito. È già stato lanciato il pallino e quindi inizia il 42esimo Memorial dedicato a Carlo e Pinin de Chiesa. Pensate, 42 edizioni di questo Memorial. Abbiamo già visto la prima boccia, ben giocata, e ora già subito imbocciata la formazione degli accumulatori Gidi che si sfida in questa finale contro l'SB Savigliano. Tanto è stata fallita la prima bocciata. Quindi nuovamente imbocciata la formazione maglia blu scura, perché la Sevillanese è maglia blu chiara. Purtroppo abbiamo i giocatori davanti, gli chiederò per cortesia se si possono mettere poi sull'altro lato, anche se sono a sfavore di pubblico. Bocciata valida, leggermente, sposta solo leggermente la boccia, quindi punto sempre per la Savillanese, però ora possono andare a punto i giocatori della GD Accumulatori. Partita di 2 ore, finale di una gara che ha visto ben 24 quadrette scritte. I nomi li vedete in sovraimpressione. Prima boccia appunto leggermente larga. Con la seconda invece riesce a prendere il pallino, quindi Claudio Fiorito andrà in bocciata. Claudio Fiorito che vedete inquadrato, peraltro mio ex compagno di squadra quando ai tempi giocavo nel Vitanova. Colpisce. Si nota la differenza di colore, le bocce rosa sono in mano alla GD Accumulatori, mentre quelle colorate di verde sono in mano alla Savillanese. Devo dire che il rosa di queste bocce colorate, bocce Bullel-Ciel, si nota molto la differenza rispetto al verde, un po' meno quando c'era il nero. Quindi azzeccatissima la scelta di Data, tanto leggermente corto in questo accosto, e quindi ora stanno decidendo se bocciare o meno. Decidono di bocciare. Grazie.
colpisce. Purtroppo le telecamere non vi hanno permesso di vedere, ma colpisce leggermente. Andiamo quindi, Claudio Ferretto nuovamente in bocciata, colpisce. Quindi Savigliano nuovamente a punto, in quanto rimane ancora una boccia in gioco della Gidi. Lo vedete inquadrato, puntatore Francesco Cravero. Gioca bene. Sembrava lunga, invece il terreno con questa ghiglietta abbastanza spessa frena molto le bocce, ho visto. Voi come sapete siamo rientrati ieri da Alassio dopo aver fatto la diretta streaming della giornata di sabato. Poi la domenica giornata dedicata, come si vuol dire, alle pubbliche relazioni. Ve ne parlerò durante la diretta. Ora seguiamo il gioco, Franco Manzo in bocciata. Che scolpisce il pallino, quindi annulla questa giocata, tutto da rifare. Erano rimasti con 4 bocce in mano i giocatori della Savigliano, ovviamente loro solo più 2 hanno deciso di puntare al pallino. Folta la presenza di autorità sul lato sinistro, come vedete, e per tutta la lunghezza del campo tantissime autorità, dal sindaco a, vedete inquadrato in questo momento, Gianfranco Bianco, il patron di casa. Poi ho visto De Monte, ho visto Orlando Mattutino, nuova commissione tecnica, nuovo membro della commissione tecnica, ho visto il presidente regionale Storto, ho visto Claudio Marchisio, ovviamente Fulvio Riccio, e poi ovviamente c'è il presidente Grivetti della Ausilium Saluzzo Elio Bonino, le foto Bonino qua a fianco a me, e poi alcune autorità purtroppo mi sono sfuggite. Comunque riprende quindi sul punteggio di 0-0 questa partita. Boccia tirata dalla Savigliano, Francesco Cravero in accosto. Bellissimo l'accosto, si ferma a 5 cm dal pallino, quindi costringe subito in bocciata. La GD accumulatore, seguiamo quindi questo tiro. E colpisce. Quindi nuovamente la Savigliano in accosto. Sembra nuovamente ben giocata, leggermente più bassa, si ferma un pochettino prima, quindi permette di essere preso a punto, quindi senza ricorrere alla bocciata. Diciamo che si è fermato a 50,
dal pallino. Siamo completamente coperti dalle telecamere, cerco di trovare un'inquadratura diversa, sarà ben difficile trovare un'inquadratura libera da... Vi metto questa. Quindi, come avete visto, tocca il pallino e fa suo il punto. Altro buon accosto, però a un giro di troppo. Adesso ho toccato il pallino, avrebbe fatto un bellissimo gioco, invece non tocca niente, passa e va. Scende bene, prende un bellissimo punto, quindi nuovamente Claudio Fiorito in bocciata, pubblico estremamente silenzioso, sto parlando a bassa voce perché non sento fiatare nessuno dal pubblico, mi sento persino un po' in soggezione. Colpisce carambola nella boccia dietro. Vedete la boccia rosa, prende il punto e quindi nuovamente la sevillianese imbocciata, che è su di boccia. Colpisce. Quindi carambolando ha liberato ulteriormente il gioco, ora rimane solo più la boccia, rimangono altre bocce in campo, sono tutte quelle bocce in fondo, ben tre se non erro esatto, della Gidi, mentre il punto però è della Sevillanese. Leggermente basso, si è tenuto un po' basso, tocca quindi la boccia della Sevillanese, leggermente quella boccia che dicevamo prima era ferma 50 e quindi nuovamente pallino di salvezza che tirerà Franco Manzo, due bocce contro 4. Che colpisce nuovamente, bravissimo. Finalmente anche il pubblico inizia a scaldarsi. Pubblico peraltro molto folto, tutta la tribuna destra è completamente piena. Non vedo un posto libero.
tutta la tribuna sulla sinistra lungo i giochi, anche qua completamente piena, no? Lo vedete dalle telecamere, non c'è un metro libero. Quindi altro grande successo di questo memorial organizzato dalla Bocciofila Ausilium di Saluzzo. Pallino più o meno nello stesso posto, forse leggermente più corto, ma proprio di questione di centimetri. Come vi dicevo, ieri siamo ritornati da Alassio. È stata una giornata, come vi dicevo, ricca di soddisfazioni sabato per quanto riguarda la diretta streaming. Ricca di soddisfazione invece la giornata di domenica per quanto riguarda le pubbliche relazioni. La sorpresa che vi avevo preannunciato durante la diretta del sabato è stata mantenuta, ve la posso svelare ora. Era presente Marco Giugno De Santis, nuovo candidato alla presidenza nazionale, elezioni che verranno il prossimo anno, indicativamente intorno a febbraio. E Giugno De Santis si propone come l'alternativa a Rizzoli, e questa è la sorpresa. Abbiamo voluto mantenere, non dare divulgazione, in quanto Giugno è il segretario del CIP, ovvero è il Comitato Olimpico il Comitato Italiano Paralimpico, e quindi una sorta di CONI, ha una carica molto, molto importante. E non, lui ovviamente era in veste di candidato e non di segretario generale del CIP, e quindi non voleva che si facesse troppo pubblicità, ma ci teneva tantissimo a partecipare a questa gara. Ovviamente è la gara più bella che richiama tantissima gente, la gara di Alassio, e quindi lui ci teneva tantissimo a esserci. E ovviamente abbiamo presentato tantissima gente, ha voluto espressamente conoscere, intanto Claudio Ferrito colpisce, non ha ancora fallito fino adesso, ha voluto assolutamente esserci per ascoltare la gente, per parlare con tantissimi di loro, da chi ha cariche federali a semplice giocatore, per sentire vari pareri, chi è stato, chi gli ha stretto la mano, penso e spero che ne abbia avuto una buona impressione. A me personalmente l'ho conosciuto domenica ad Alassio, abbiamo avuto modo di parlare tantissimo, abbiamo mangiato anche pranzo insieme, abbiamo anche visto quasi per intero la partita della BRB. Lui è stato un campione di bocce del volo, è stato campione italiano, quindi conosce perfettamente il volo, ovviamente lo è stato negli anni 70, pur essendo giovane, però aveva vinto nelle giovanili, se ben ricordo nel 78. E quindi i regolamenti da allora sono cambiati tantissimo, quindi dovevamo spiegargli le regole, soprattutto per quanto riguarda il pallino, gli annulli. E quindi è stato anche interessante, ha chiesto molte cose, ha dato il suo parere su alcune criticità del volo. Mi è sembrata una persona molto attenta e preparata, con voglia di imparare ma anche di stupire. Quindi ne avrete modo di sentire parlare di lui, perché da adesso inizieremo poi anche a parlarne sul forum, presenteremo il suo programma. Vi posso già annunciare che il 28 aprile presso la società Centallese ci sarà un incontro con Giugno De Santis, che presenterà il suo programma. Si presenterà quindi a tutti coloro che verranno, siete invitati tutti, 28 aprile alla Bocciofila di Centallo. E quindi questa era un po' la piccola sorpresa, ve la do in anteprima adesso in diretta streaming. Avrete modo di leggere invece in modo più dettagliato sul forum di Bocce in Volo. E ora torniamo alla partita. Per la prima volta, in quanto sono stati tirati 2 volte i pallini di salvezza, vediamo Romano Dubois in bocciata.
colpisce nel mezzo, però va via la boccia della Gidi, quella rosa, rimane la sua in campo. Quindi punto della Savigliana. Romano De Dubois, che peraltro abbiamo ripreso in diretta streaming sabato, per un paio di partite addirittura, nei 64esimi e nei 32esimi di finale. Quello che è andato in accosta è Giovanni Dutto, lo chiamano tutti Gidi, è il patron di questa formazione. Infatti la formazione è accumulatori Gidi. E ora la volta di Francesco Cravero, che tenterà di prendere questo punto. Siamo 4 bocce pari. Quindi, tornando al discorso di Junior De Santis, vi invito a tanto prendere Cravero, bravissimo. Mi invito a leggere il forum, ci saranno, cercheremo di seguire passo passo tutte le sue proposte, lo metteremo sotto torque. Sapete che noi di Boccia in Volo non siamo facilissimi da gestire, quindi ogni punto del suo programma verrà gestito, e vogliamo e pretendiamo che Giugno intervenga in caso di dubbi, di proposte, di critiche, ce l'ha promesso. A Giugno abbiamo presentato, prima di tutto in via personale, le abbiamo presentato una serie di proposte emerse sul forum, quindi non proposte di Alberto Monassano o proposte di Boccia in Volo, proposte che sono emerse negli ultimi 2 anni sul forum. Noi le abbiamo raccolte, le abbiamo sintetizzate, le abbiamo mandate a Giugno, chiedendogli il parere. Il suo parere, dicendogli: questo è quello che è emerso in 2 anni di forum di Boccia in Volo. Quindi, bene o male, rispecchia un po' il volere dei nostri utenti e di chi ci segue. Metterò queste proposte sul forum e Giugno le commenterà. Quindi avrete anche modo di capire qual è il suo pensiero, qual è il suo modo di parlare, il suo modo di fare, il suo modo di pensare. Quindi non vi chiederemo assolutamente di votarlo alle prossime elezioni. Vi vogliamo presentare un'alternativa. Poi ognuno di voi sarà libero di esprimere la propria opinione. Quando sarà ora di votare, ognuno di voi farà la propria scelta. Noi ci limitiamo a proporre un'alternativa, cosa che negli ultimi anni non c'è stata. E ovviamente invitiamo anche Rizzoli a fare lo stesso. Anche lui, Rizzoli, è invitato a intervenire sul nostro forum. Starà a lui decidere se farlo o meno. Ora seguiamo la partita. Romano Dubois in bocciata e fallisce il pallino di salvezza. Contrariamente a cosa aveva fatto la G di accumulatori, ne aveva colpiti 2 precedentemente, ora invece Romano Dubois l'ha fallito. Ultima boccia in mano per la Savigliana, esattamente in mano a Roberto Barale. Roberto Barale, che vedete inquadrato adesso, ultima boccia, mentre la GD ha ancora 3 bocce in mano. La gioca bene, tocca leggermente la sua boccia. Prende il punto, quindi Franco Manzo andrà sicuramente a bocciare, ecco, che viene segnato subito la boccia. Colpisce. Quindi rimane con punto in terra Gidi e 2 bocce in mano, gioco abbastanza largo, oddio, sempre un punto difficile da prendere, ma abbiamo visto che da quel punto di vista non ci sono grossi problemi a livello di pendenze o di gobbe. Il gioco è libero da davanti,
non ci sono bocce che possono ostacolare. Però sceglie di giocare leggermente largo, passa sopra, però forza buona, quindi infatti Manzo gli fa notare che guarda che no, vanno su, però dovrebbe aver preso il punto, comunque aver raggiunto 2 punti in terra, quindi al momento per Gidi. Ultima boccia. Ben giocata anche questa, 3 punti quindi, 3 punti se verranno confermati, 3 punti per l'accumulatore Gidi. Parte quindi male per la Savigliana questa finale, Savigliana che peraltro ha visto ben tre proprie formazioni arrivare in semifinale. Sì, confermato, 3-0. Ha visto ben tre formazioni arrivare in semifinale, sempre Savigliana ovviamente con Mauro Bergese, Massimiliano Mana, Vittorio Olivero, Carlo Giraudo e Jimel Dubois. L'altra formazione, sempre della Savigliana, composta da Agostino Fantino, Adriano Ambrogio, Corrado Salusso e Massimiliano Dalmasso. Pallino lanciato quasi a metà gioco, però tutto sulla sinistra, tutto in alto sugli teleschermi. La gioca discretamente bene. Intanto do una bruttissima notizia per quanto riguarda un nostro noto affezionato, un amico, l'arbitro Eugenio Valle, che domani mattina purtroppo verrà pre-ricoverato d'urgenza e la prossima settimana verrà rioperato l'anca destra. Scusate, ho sbagliato intanto che me le... Scusate, ho lanciato male la regia. Verrà rioperato l'anca destra, un'operazione che aveva già subito 8 anni fa, quindi un augurio al nostro amico Eugenio e un caro saluto. Se tiene alto, ha tenuto la strada questa boccia, quindi ottimo accosto. Quindi Fiorito andrà a bocciare. Colpisce sulla testa. Testa piena per Claudio Fiorito. Sì, la voce di sottofondo che sentite è della mia compagna Marta, che forse per la prima volta è venuta con me alla regia. Ovviamente l'ho subito detto, occhio che qualsiasi cosa dice ti può compromettere.
Tutto bene, bimbo? E colpisce. Timidi applausi, pubblico che comunque non si è ancora scaldato tantissimo. Due bocce in campo, comunque per la Savoglianese, sono le due prime bocce qua, una attaccata all'altra. Non so dove sia mio padre. Ah sì? Andiamo a questo accosto di Cravero. Prende. Nuovamente in accosto, quindi Gidi, che però resta basso, basso e corto, si appoggia alla sua boccia già sua, quindi nuovamente punto in terra per la Savoglianese, due bocce in mano per Gidi, quattro per la Savoglianese. Questo è il computo delle bocce rimanenti, manca un minuto e un'ora e 26 minuti al termine di questa finale, 3-0 per il momento conduce la G di accumulatore. Prova fuori, Franco Manzo va fuori, giocata molto tagliata, alta e anche con un giro di troppo. E quindi pallino di salvezza, il terzo. Pallino di salvezza decisivo, ne ha già colpiti tre, ne ha già colpiti due, questo è il terzo. Questa volta lo fallisce, lo vola leggermente, se non erro ero coperto dalle gambe dei giocatori. Sì, lo vola, lo fa vedere adesso. Vola di un 5 cm. Quindi ultima boccia assolutamente decisiva. Deve chiudere il gioco. Deve chiudere il gioco. Lo fa, non prende il punto, ma comunque gioca una boccia in mezzo alla strada e quindi sono obbligati a bocciare se vogliono fare dei punti. 4 bocce in mano per la Savoglianese. Romanin andrà a bocciare. Anche lui, mio ex compagno di squadra quando giocavo nel Vitanova. Vola la boccia, prende il pallino che però non è stato segnato, giustamente. Pallino che era coperto, oltretutto non sarebbe stata buona la bocciata, a più di 50 cm di distanza dalla boccia. Che adesso stanno parlottando su cosa fare, probabilmente continueranno a tirare la boccia, obbligati, poi andranno a punto.
Questa volta colpisce, colpisce peraltro senza carambolare, perché comunque possibilità di carambola c'era. Vediamo quindi l'accosto di Roberto Barale che aggiunge quindi due punti in terra per la Sevillanese, possibilità di farne tre, quindi andare tre pari e ricucire quindi il divario. E quindi ultima boccia di Barale. Quindi fa il punto, tre pari. È lunghissimo il pallino. Vediamo se con quest'altra inquadratura si riesce a vedere meglio, sperando che i giocatori non ci coprano con le loro gambe. Comunque ben scagliata, adesso la vedrete. La posso dire questa? Si vede che non sei mai venuta, mi ha chiesto se c'è l'intervallo. Manco fossimo al cinema. E ovviamente la mia ragazza Marta. Mi ha chiesto, ma non c'è l'intervallo? Ho detto no, nel calcio sì c'è. C'è anche il cinema. Bassa. Bassa e corta. Infatti Manzoli dice alzala di più. Faccio vedere dove si è fermata, da questa inquadratura forse si capisce meglio. Questa molto meglio, trova la strada, trova anche la forza. Tanto sto cercando di dare più luminosità a questa telecamera.
Però ci è tenuto dalla parte della ragione, ma non forse troppo. Fallisce così. Credo la prima sua bocciata. Fin qua impeccabile la sua partita. Altro errore per Fiorito, nulla di compromettente. Quindi tocca a Romano Dubois cercare di togliere questa boccia per non rischiare di andare troppo sotto. Anche lui fallisce. Quindi provano a giocarsi la carta dell'accosto. Dopo tre bocciate fallite erano su di bocce, invece ora si ritrovano sotto due bocce. Però non gli dà sufficientemente forza per sfondare il muro, rimane sempre corto, va. Qua vedete meglio l'inquadratura per quanto riguarda la. E quindi pallino di salvezza questa volta per la Savigliana. Tocca a Romano Dubois. Non riesce a colpire il pallino, si accontenta di colpire la boccia. Due punti in terra quindi per la Sevillanese, due bocce in mano per loro, mentre sei la Gidi. Tutte bocce uguali per loro, abbiamo visto che avranno segnato sopra qualcosa per conoscerle. Questa volta riceve l'applauso del pubblico, prende un buon punto e quindi a questo punto non possono bocciare, andrebbero troppo giù di bocce. Devono riuscire a sfruttare, a capitolare al meglio queste due bocce rimaste in mano, cercando di creare un po' di muro. Sembra ben giocata. Sì, non ha preso il punto, ma ha fatto il suo dovere. Lui è un bravissimo fotografo, trattalo bene.
E quindi ultima boccia giocata quindi da Roberto Barale. Deve replicare quanto fatto in precedenza. Ci riesce addirittura bene perché non va, la tiene leggermente più corta, non va a imballare le altre. E quindi sono costretti o a fare due bocciate oppure. Hanno 5 bocce in mano, quindi stanno un attimino valutando cosa fare, segneranno entrambe le bocce, la prima e la seconda. Adesso è da capire se tireranno la prima o si accontenteranno di tirare la seconda. La seconda ovviamente è sotto carambola, la seconda intendo quella più vicina al pallino è sotto carambola. Rimarrebbero 3 punti in mano alla Sevillanese, sicuramente penso tireranno a quella più. In ogni caso fallisce, dicono è tirato bene, ma vola quindi la boccia corta. E ritentano, quindi la bocciata. No, vanno a punto, si accontentano di andare a punto. 4 bocce in mano, probabilmente per non rischiare di vendere la mano. Vediamo se da questa. Riesce ad aggiungere un punto. Stupore, grandissimo stupore tra la gente, ha accompagnato questo punto con ampi sorrisi. Farà anche questo, bravo, bravissimo. Ha messo 2 punti importantissimi. Quindi 3 punti in terra per la Gidi. E ovviamente ora continuano ad andare a punto, hanno ancora 2 bocce in mano. Guardate, da questa inquadratura. La disposizione delle bocce, c'era queste 2 bocce davanti, vediamo se anche questa, no, questa non sta leggermente basso, va a sbattere contro le altre due, però guardate, è incredibile, è riuscito a passare sopra quelle 2 bocce corte e fare 2 punti in un fazzoletto. Anche questa va a sbattere contro, quindi niente, 3 punti. Comunque, per come si era messa la situazione, sbagliando con la bocciata, sono tanti. Quindi 6 a 3 per accumulatori Gidi, a 1 ora e 9 dal termine.
Sembra ben giocata questa boccia. Bellissima, perfetta. 5 centimetri davanti al pallino. Costretti a bocciare la Savoglianese. Fallisce, fallisce storto sulla destra. Nuovamente imbocciata, quindi Fiorito. E colpisce questa volta. Tanto un saluto a Paolo Canavarolo che mi dice che lui vede la diretta scatti. Se qualcun altro ha problemi di collegamento me lo faccia sapere. Cercherò di provvedere al più presto. Comunque sì, per rispondendo alla tua domanda, sì, sono da solo. Ho lasciato Ferri a Daniele. Altra bella boccia, altra bellissima boccia che richiederà subito l'intervento di un bocciatore. Ecco infatti che parte Romanin. No, stai pure, stai pure. Colpisce. Altro bel accosto, leggermente più corto, si ferma 50 davanti al pallino ma in direzione. Intanto ho chiesto a casa se Daniele vede la diretta, mi dice si vede fluida. Lui è in un posto disgraziatissimo per quanto riguarda la linea di SL, quindi Paolo, sì, immagino che sia tu oggi ad avere problemi. Prende un biberon quasi, sì, un biberon da parte di Francesco Cravero. Quindi pronti all'attacco il giocatore della Gidi. Subito imbocciata. Stai. E fallisce, però. Leggermente largo. Altro errore, questa volta corto però sempre largo.
cioè corto in bacchetta però largo. Sono già due le persone che mi dicono che vedono scatti la diretta, se avete pazienza, passo sulla chiavetta e ovviamente dovrò interrompere per un secondo la trasmissione. Quindi viene assegnato il pallino dalla GD Accumulatore che si trova a 2 voci contro 4, segnano, se non erro, per la quarta volta il pallino. Due sono stati colpiti, uno fallito. Colpisce, ma non è buona. Non avrebbe comunque toccato il pallino, avrebbe solo colpito la borsa. Comunque corto, non buono. E quindi a ripiegare sul punto, ultima boccia. Ha provato a dare forza a questa boccia sperando di avere un po' più di fortuna, non ne ha. Si appoggia alla boccia ma non prende il punto. Quindi 4 bocce in mano per la Savigliana. Decidono di segnare il pallino, scelta azzeccata. Colpisce pulita, bravissimo Romanin. Colpisce, hanno segnato il pallino, ma ovviamente sono andati sulla boccia quella accostata precedentemente, la colpisce pulita. Passato, prende il punto, aggiunge il punto, sono quindi 2 bocce in terra con ancora 2 in mano. Questa penultima boccia in accosto che prende, cioè fa il punto. Tanto chiedo scusa a tutti gli utenti, visto che mi è stato segnalato che la diretta andava a scatti da Paolo e poi un paio di voi mi hanno detto che comunque sì, saltava, le immagini si fermavano in continuazione, ho preferito resettare il sistema, siamo passati a chiavetta, ora spero che le immagini siano fluide, quindi bentornati sulla diretta streaming di Boccia in Volo.
Questa è l'ultima boccia della Savigliana, ne fanno 4 e quindi passano in vantaggio 7-6 ai danni della GD Accumulatori. Aggiorno subito il tabellone perché si fosse appena collegato o avesse avuto ben problemi più gravi precedentemente. Confermato 7-6 il punteggio. Chiedo scusa a tutti, intanto scusate, devo togliere l'immagine sopra repressione, altrimenti non riuscite a vedere il pallino. Chiedo scusa a tutti coloro che avessero avuto dei problemi a casa. Spero che, anzi, se mi date un feedback, me ne sarei grato. Ecco, nuovamente Francesco Cravero in accosto. 7-6, quindi. La Savigliana sta conducendo a 58 minuti dal termine. Buono, buono l'accosto di Cravero. Scusate, volevo dare un contributo ai nostri sponsor, ma vedo che va a coprire le immagini. Allora li riproporrò in un secondo tempo, come giusto che sia, in quanto è giusto dare spazio agli sponsor, ma è anche altrettanto giusto permettervi di vedere le immagini. Giri di accumulatori in bocciata e colpisce. Ora mi dicono che la connessione è stabile, vi sprono sempre a scriverci per qualsiasi problema o anche per un vostra richiesta. Sapete che noi leggiamo sempre tutti i messaggi e nel limite del possibile vi risponderemo sempre in diretta streaming. Ovviamente non posso rispondervi privatamente perché altrimenti farei il call center anziché una diretta, però voi domandate che vi sarà risposta. Altro buon accosto, anche se leggermente alto. Intanto Cravero prende il punto, anzi un ottimo punto, quindi deve chiamare in bocciata punto davanti al pallino.
colpisce, se no eravamo coperti dalle spalle di Romanin. La corsa di Roberto Barale, che non riesco a capire se è andata via. Sì, credo sia andata via. La strada era buona, un giro di troppo però la sua costa. Strada giusta, perfetta, forza perfetta. Quindi Manzo in bocciata. Colpisce. Tanto stavo guardando il curriculum di Manzo. Ah beh, ha vinto ben 6 titoli italiani, uno scudetto per un totale di 7 titoli. Credo senza ombra di dubbio che sia il giocatore più titolato in queste due formazioni. Guardate che giro che gli ha fatto questa boccia, è sceso di colpo. Me ne ero già accorto precedentemente che in quel punto del terreno le bocce scendevano tutte sulla sinistra, questa è stata la conferma. Peraltro, Angelo Manzo ha persino fatto un record di precisione con il punteggio di 55. L'ultimo titolo l'ha vinto nel 2007 con allora Perosina, quando la Perosina ha vinto il suo ultimo scudetto con Amerio Dante, Marco Carlevaro, Paolo Carrera, Cavagnaro, Collè, Data, Longo, Micheletti, Pastre. L'ultimo titolo invece italiano, quindi non di società, l'ha vinto sempre con la Perosina, Quadrette, nel 2006. Allora giocava con Cavagnaro, Carlevaro e Collè. Manzo che è originario, credo proprio qua di Saluzzo, o in ogni caso ha disputato diversi anni nel Saluzzo, nell'Ausilium, ha addirittura vinto due titoli nel 2002, uno di tiro di precisione e l'altro di combinato. Larga la boccia punto, la penultima boccia punto della Gidi. La mia ragazza intanto mi sprona a essere più reattivo in questa diretta, lei sbadiglia alla grande, sta attendendo l'intervallo. Daniele mi fa notare che lui è di Cardè. Questo sta che ha giocato diversi anni nel Saluzzo.
Questa però ha i giri lunghi e poi scende troppo, va fuori, quindi spreca così l'ultima boccia a disposizione. Rimangono due bocce in mano per la Sevillanese. Con punto in terra del Savigliano, l'altra probabilmente non lo è. Intanto per chi non la conoscesse, questa è Marta, la mia ragazza, nonché mamma del mio bimbo, nato a novembre. Ci tenevo a farla conoscere, ecco che vi saluta. Così si sveglia un attimino. Questo che vedete di fianco è Elio Bonino, noto fotografo, che adesso vi fa vedere le foto che ha scattato. Domani le potrete vedere sulla sua pagina Facebook. Quindi, ultima boccia giocata dalla Sevillanese, fa il punto. La metti domani su Facebook. Se la metti su Facebook, dimmelo, eh. Quindi 9-6 per la Savillanese che allunga così le distanze. Aggiunge, allunga così le distanze sul accumulatore giri di 46 minuti alla fine dell'ostilità. Craverò nuovamente in accosto. E buona, buona, buona. Bravissimo. Vanno quindi subito in bocciata. Vediamo questa bocciata, fallisce. Quindi ripeterà la bocciata. Stavolta però non fallisce. Comunque sembra abbastanza ben giocata la boccia, nulla di entusiasmante, però
Tanto come promesso cerco di proporre gli sponsor che permettono questa diretta streaming. Bulldujour, la Henry Sport e la Bulleciel che peraltro ha messo le bocce colorate a disposizione di questa finale. Cassa di risparmio di Saluzzo è la sponsor storico dell'Ausilium. Peraltro questi tre sponsor, nostri sponsor storici, erano presenti tutti e tre sabato e domenica al Pallaravizza di Alassio. Quindi è stata anche un'occasione per salutarli, soprattutto Henry Sport che lo vedo, è di Carpi, di Modena, quindi sono poche le occasioni per incontrarci. Invece Bulldujour e Bulleciel ovviamente sono di Torino, quindi abbiamo molto più facilità di incontrarci alle gare o ai campionati. Meno male sono sempre presenti con il loro stand. Giovani volenterosi che hanno piacere e voglia di cambiare le bocce, come anche noi di Bocce in Volo vogliamo dare una mano per risollevare questo gioco. Tanto gioca largo, passa da sopra e quindi la Sevillanese probabilmente andrà in bocciata, lo fa con Claudio Ferrito. Colpisce Claudio. Intanto da casa mi dicono che le bocce colorate si notano anche se le nostre telecamere trasmettiamo in bassa risoluzione. Effettivamente si notano la differenza, vedete la prima è rosa più chiara, la seconda è leggermente più verde, notate subito la differenza. Qua dal vivo si nota tantissimo. Io che sto guardando anche sotto l'occhio delle telecamere, effettivamente riesco a, anche se mi distraggo un attimo, a capire subito di chi è il punto. Direi che è una scelta azzeccata quella di dare questa colorazione rosa alle bocce. Noto che si differenzia molto di più dal verde rispetto a quanto accadeva tra il nero e il verde. Intanto fa un giocone Barale, imballa la sua boccia e non so se ne ha fatto punto, ne ha fatti addirittura due, così forse ad occhio. Ne ha fatti addirittura due, in ogni caso vengono segnate entrambe le bocce. Ne colpisce una sola però, quindi avremo modo di capire se erano due punti. Ha colpito quella più bella. Erano due, quindi un giocone quello di Barale prima. Anche se adesso vengono misurati. Viene controllato, probabilmente prima non ce n'era il bisogno, ora ho sentito un'esclamazione di stupore, come per dire, mi hanno dato. Anche perché durante la bocciata si è mossa la boccia, quindi ecco il perché ricontrollano.
quindi è della Gidi, hanno fatto bene a ricontrollare. E quindi Romano Dubà andrà in bocciata. Fallisce però, storto sulla destra. Vediamo, questo accosto di Barale ne fa probabilmente di nuovo due, ha rifatto la stessa giocata di prima, è andato un giro in più alla boccia, l'ha imballata in pieno, se non ne ha fatti due comunque ha fatto nuovamente un bel gioco. Sempre una sola. E ora vediamo nuovamente se erano due le bocce che prendevano il punto. Sì, questa volta non c'è bisogno di misurare, sono due. Sta parecchio alta, ma non scende, a differenza magari di altri accosti, sembra scendere di più, invece questa volta mantiene la riga, mantiene la direzione, sta lungo la riga e non scende, quindi punto in terra per la Sevillanese che ha ancora una boccia, possibilità di aggiungere, di portarsi sul 11-6, quindi ipotecando così a 36 minuti dal termine questa finale. Vediamo se Romano, giocatore di esperienza, riuscirà a fare questo punto, non ha bocce davanti, anzi ha la possibilità di imballare la sua. La gioca saggiamente, non dosando troppo la forza, cioè non rischiando di giocarla troppo lunga per toccare il pallino, dosa la forza, forse lo fa troppo. Fatto sta che fanno un punto, 10-6 per la Sevillanese. Gioca bene Clavero. Costringe subito in bocciata la Gidi accumulatore, che a questo punto deve
deve ricucire questi 4 punti di distacco. Sbaglia. Un altro errore. Doppio errore quindi per l'accumulatore Gidi. Non so che staresti. Colpisce invece Franco, Manzo. No, non era corta, quindi tre errori, quindi per l'accumulatore Gini, che a questo punto è costretto a colpire questa boccia per liberarsi almeno la visuale del pallino. Fallita completamente. Quindi nuovamente imbocciata, nuovamente giocano il tutto per tutto, devono assolutamente togliere questa boccia per liberarsi il pallino. Lo fa e ora sono 3 bocce contro 7. Sono costretti alla prima occasione andare sul pallino dopo 4 bocciate fallite. Gioca questo a costo 50-60 largo sulla sinistra, quindi vanno a punto, ovviamente. Valuteranno alla mano, alla boccia successiva se tirare al pallino o meno. Per adesso hanno ancora una boccia a disposizione, provano ad andare a punto. Lo prende, quindi andrà in bocciata la Savigliese e lo fa per costringere loro ad andare sul pallino, a colpire il pallino. Se lo colpiscono rimangono 4 punti, se lo falliscono hanno praticamente partita vinta. Vediamo se mi daranno ragione o meno. Intanto colpiscono questa boccia, ora starà alla Gidi con Manzo. Manzo sembra intenzionato a colpire il pallino, segnano il pallino. E quindi, giusto la mia previsione, ora se lo colpiscono la Sevillanese sta a 4 punti di vantaggio, mentre se lo falliscono, non dico che ci sia.
Tanto Manzo rallenta il gioco in quanto sta cercando di capire qual è la sua boccia. Vediamo se lo fallisce. Fallisce questo pallino e si danno la mano. Si danno la mano, lo sospettavo, mancava mezz'ora. L'edizione 2016 del Memorial Cup di Inna di Chiesa con la vittoria della Salibianese, un applauso alla promozione Salibianese. Un applauso anche alla potenza della formazione della Benettese. Inviterei il pubblico a rimanere sulle tribune per il momento per assistere alla cerimonia della presentazione delle quattro formazioni allora di questa semifinale delle formazioni finaliste di questa sera. Io voglio ringraziare come sempre, perché ci pare doveroso, sempre la famiglia del Tello che sempre ci tiene molto a questa organizzazione, questo torneo che è iniziato a metà gennaio e si chiude questa sera. 24 le informazioni partecipanti. E questa sera si conclude con la vittoria della formazione della Sardegna. Ringrazio anche la diretta di Alberto Mulassano con Cervo, diretta Spini, per quanto riguarda la figlio femminile, quindi ho avuto la possibilità di seguire anche direttamente. Dopo gli esami si procederà alla cerimonia della promozione, quindi direi anche due formazioni semifinaliste che sono due formazioni della Sardegna, grande protagonista di questa edizione 2016. Intanto, come avete sentito, la partita è finita. Fulvio Riccio subito immediatamente ha preso in mano il microfono, non permettendovi di ringraziare prima di tutto la società bocciofila Savigliene, Ausilium Saluzzo, che ci ha voluto questa diretta streaming. Ringraziare anche Fulvio Riccio per i suoi ringraziamenti doverosi. E ora lasciamo un attimo la parola a Fulvio Riccio per la presentazione delle due squadre terze classificate, entrambe della Sevillanese. Poi ci sarà la premiazione per quanto riguarda le due squadre finaliste. Io lascerei, per non disturbare voi con un doppio commento, lascerei la parola a Fulvio Riccio. Mi sposto sulla telecamera cercando di inquadrare il più possibile la premiazione. Ecco, se pregherei il Presidente Guidonghetti portare gli assegni e poi procedere alla cerimonia di premiazione. Silvana, se puoi. Come sempre voglio ringraziare le numerose autorità presenti questa sera, come sempre una finale che tanto tra le autorità ho visto che c'è anche Francesco Falco, presidente del FIB Cuneo, ho visto che c'è Matutino, l'ho già salutato prima, l'ho già ricordato prima, c'è De Monte, Claudio Marchisio, arbitraggio a cura di Mario Celli, Ghietti il presidente, i figli di De Chiesa. Daniele Paoli ci sarebbe particolarmente contento di dire che ha piazzato tre formazioni nelle semifinali.
Allora, iniziamo con le piante classificate. Veramente? Beh, sponsorizzi la tua attività, no? Allora, ci sono le informazioni, quattro informazioni per procedere alla cerimonia di intervenzione. Le bocce colorate, vi ringraziamo per questo importante contributo per rendere ancora più spettacolare questa finale. Allora, se ci sono le due formazioni classificate della Salvianese, c'è. Così possiamo procedere alla cerimonia. Ecco, allora inviterei le quattro formazioni semifinaliste a mettersi a risoluzione per la cerimonia. Allora, terza classificata la formazione della Salvianese con Mauro Bergese, Massimiliano Mana, Carlo Girodo, se c'è qualche rappresentante di questa formazione terza classificata, chiamerei Giancarlo Tata di premiare quella targa e inviterei il presidente Falco, presidente del Comitato del Vicugno, a consegnare l'assegno. Giancarlo Nader, che abbiamo, ecco. Alla forma del terzo classifica, tanto vediamo Data, Falco, Daniele De Paoli che ritira il premio per la terza classificata e la quarta, ovviamente entrambe della Sevillanese. La terza classificata. E la dopo una formazione della Sevillanese. Adesso dobbiamo premiare l'altra formazione della Sevillanese con Agostino Fantino, Milano Brodo, Corrado Saluzzo e Massimiliano Dalmasso. Se c'è, non c'è, c'è il presidente, allora qui presidente premia il presidente del Panathon di Monviso, il dottor Lucio Corrado, e premierei anche Cipriano Campani, anche De Maria. Secondo classificate la formazione della Benettese. Prenderei Giancarlo Nata di premiare. E il presidente Torto. Thank you.
Allora, veniamo a formazione, finisce, chi mi interessa, la famiglia di Chiesa, con Paolo di Chiesa, Franco di Chiesa, Franco di Chiesa, di frenare la formazione, vince, si tratta della formazione della Sanità Nera di Tassol con Francesco Guerrero, Romano Lugano, Claudio Di Rito e Roberto Barale. Complimenti per questa vittoria. Con il presidente Daniele De Paoli, la formazione vincitrice di quest'anno è di serie 2016. Sì, sì, sì. Io ho preso la squalifica comunque quando siamo stati squalificati al Benga per la finale che sono avete fatto una buona cosa. Sì, certo. Fatti prendere per... No, no, va bene che vi siete preparati. Ok, grazie. Grazie a tutti, grazie al pubblico presente, grazie alle autorità presenti, grazie agli ordini di informazioni, grazie alle informazioni finaliste e grazie alle informazioni semifinaliste. Adesso ringrazio anche il direttore di gara Mario Celli che ha arbitrato la finale, ringrazio il presidente Pidoghetti, vi inviterei al rinfresco. Daniele, scusa un attimo, Daniele. C'erano loro. Inviterei poi tutti quanti al rinfresco del locale della Bocciofila. Io credo e penso che debbo chiudere qua la diretta streaming. Ringrazio l'ospitalità della Bocciofila Sevillanese, il ringraziamento per Fulvio Riccio e tutto quello che ha fatto con noi anche ad Alassio. E quindi vi do la buonanotte, vi comunico ancora che la Sevillanese ha vinto 10-6 contro gli accumulatori Gibi, vince quindi il 42esimo Memorial De Chiesa. Arrivederci al prossimo anno, buonanotte a tutti e grazie per essere rimasti con noi. Ciao ad Alberto Mulassano.